questa bistecca frolla da un anno. Quanti di voi la vorrebbero? Tutti? Immagino tutti. Ragazzi, vi ricordate dove eravamo rimasti? Avevamo tagliato e aperto la nostra costata frollata un anno. L'abbiamo messa in forno a 50 gradi per un'ora, giusto per darle un pochino di sprint e per far sì che i nostri quattro fan di Braciami Ancora, che sono riusciti prima di tutti a prenotarsi per questo assaggio, possono intanto sentire gli odori, qual è l'aroma che questa carne emana. Intanto, ragazzi, eccoli qua, i quattro nostri fan: Federico, Giuseppe, Filomena e Giulia. Voi lo sapete, fosse per me io vi inviterei tutti, se non ci siete andate su Instagram, perché così almeno avete la possibilità di partecipare ai nostri assaggi. Allora, annusa e dimmi che cosa ci senti. Un odore intenso e molto forte anche. Ci senti un po' di prosciutto? Sì, pata negra. Esatto, ci senti un po' di pata negra? Sì, è molto forte, è molto strong, è bello intenso, intenso, eh? Sì. Questa, ragazzi, è una carne diciamo d'altissimo livello. Si sente il grassetto. Che ci senti? Quasi quasi una tostatura. Una tostatura. Una tostatura. Rimanda anche a qualcosa di vegetale, non so, ma mi richiama un po' il mallo, la noce. Mais. Mais, ci senti? Sì. Un po' d'orzo. Mais, orzo. Odore della frollatura che ricorda un po' il prosciutto. Un po' il prosciutto. Prosciutto di toro, quello spagnolo. Prosciutto di toro spagnolo, esattamente sì, anche io ce lo Cesina sento. Cesina de León. Esatto. Quindi, ragazzi, avete visto? Abbiamo frollato questa bistecca un anno proprio per portarla a questi aromi. Lo diciamo spesso, si frolla così tanto, ragazzi, per affinare e far sì che la carne assuma e acquisti questi aromi che i nostri amici di Braciami Ancora ci hanno appena detto. Questa è la bistecca frollata un anno che i nostri amici di Braciami Ancora ora si mangeranno. Che vino ci hai deciso di abbinare? Una piccola chicchetta, perché questo è un Negro Amaro che sicuramente tutti conoscete, è del 2016. Quindi c'ha 4 anni di affinamento. Con Francesca, ragazzi, solo vini di qualità. Seguitela su Braciami Ancora, sul canale YouTube, sui social, perché vi racconta il mondo del vino in maniera simpatica. Ragazzi, allora, a voi vi regalo l'osso, un altro pezzetto a grande Giuseppe, grazie. Un altro pezzetto al mitologico Federico, ok, eccolo qua. Ma se ti avessi detto, guarda, questa è quella che ti mangerai, come avresti reagito? Bene, ma mangerò uguale, è uno spettacolo. Cioè, da vedere è brutta, cioè, dura, poco da fare. Comunque sì. Che ti è rimasto in testa? Il dolce, proprio dolce di zucchero. Mais, che il mais comunque si sente parecchio, è uno spettacolo, la morbidezza non si mastica. Allora, sicuramente la degna rappresentazione è che l'abito non fa il monaco in questo caso, ma è l'esperienza estrema, ma è l'esperienza estrema più gustosa che abbia mai. Perché poi alla fine tutti siamo mangiato questo. Abbiamo mangiato questo. Ok. Nella carne ho sentito tutti gli odori e i sapori dei vegetali, la noce, il caramello, il cibo che ha mangiato questa bestia. È stata una carne fantastica, mai provata.
una frullatura di un anno mai provata in vita mia. Ancora sento il retrogusto in bocca, un retrogusto dolce, forte, che ancora ce l'ho in gola. È una carne molto completa, è dolce, è sapida, ha tanti sapori che, diciamo, si completano. Allora ti metto un po' in difficoltà, perché tu mi hai detto prima che studi giornalismo, benissimo. Allora oggi devi convincere le persone che ci stanno guardando, immagino saranno parecchie, che non si devono spaventare di fronte all'apparenza. Gira la carne. Intanto abbiamo mangiato questa carne pulita, ha dei sapori molto buoni, molto dolce. Cioè, sti pregiudizi li dobbiamo abbattere, sì, li dobbiamo abbattere assolutamente. L'apparenza inganna, subito un processo che, diciamo, l'ha portata ad essere così, insomma, bruttina, sì, però molto molto buona. In cucina, ma come nella vita, siate curiosi e abbattete i pregiudizi. Ora ragazzi, io vi saluto, vado un attimo di là perché a questo punto quello che è avanzato lo voglio assaggiare pure io, ok? Ci vediamo, grazie mille ragazzi, grazie. Ciao. Ragazzi, termino questo video assaggiando un confettino di grasso e ricordandovi ragazzi che noi qui a Roma al Beef Bazaar organizziamo ogni mese i corsi di frullatura, ma che sono anche fruibili online, e in descrizione vi lascio il link per questi corsi qualora voleste scoprire tutti i segreti della frullatura. Ed eccolo il nostro confettino di grasso. Ragazzi, anche io che ho la lingua bella sciolta e che ho il dono della chiacchiera, ho oggettive difficoltà a dirvi la complessità aromatica, la nota dolce e il ventaglio di sapori che in questo momento ho in bocca. Credo sia una cosa che dovremmo assaggiare tutti, perché ognuno, come avete visto, ci vede delle note, dei sapori e degli accostamenti diversi. La meraviglia, ragazzi, della carne frullata bene. Ragazzi, il video termina qua, io vi abbraccio e come al solito che la brace sia con voi, questo ormai è il nostro saluto. Se volete approfondire ovviamente il discorso dei vini, andate a seguire Francesca su Versami Ancora. Un abbraccio ragazzi e che la brace sia con noi, ciao!